villa di Pialdier, durante il periodo del dominio veneto, era la più popolosa della pieve di San Felice. Vi erano due chiese, Santa Croce 1493 e San Lorenzo 1407, che scomparve nei primi decenni dell'Ottocento. Nel 1548 la chiesetta di Sante Crucis de Pialderio era da consacrare, probabilmente poco prima era stato compiuto un restauro e il pittore trevigiano Paris Bourdon ne aveva affrescati il soffitto e le pareti. Nel 1602 all'unico altare, privo di pala, fu comminata l'interdizione. La copertura degli affreschi avvenne dopo il 1749, quando si ordinò di sistemare i muri interni ed imbiancarli. Nel 1823 la campana della demolita chiesa di San Lorenzo fu trasferita sul campanile di Santa Croce. Avendo però la chiesetta una dimensione molto ridotta, insufficiente a contenere la numerosa popolazione, gli abitanti di Pialdier decisero di ampliarla verso nord. Nel biennio 1924-26 si costruì la nuova struttura e si eresse un altro altare. Si mutò pure l'intitolazione della chiesa, dedicata a Santa Barbara, protettrice dei minatori. La chiesa risente degli interventi realizzati in epoca recente che l'hanno privata di tanti elementi. La facciata a capanna, scandita da semplici fotometrie, introduce ad un'aula unica con presbiterio allineato, ma è la piccola cappella quadrangolare che si apre sulla parete destra ad essere una vera perla di storia e arte per la sinistra piave. Si tratta del presbiterio dell'antica chiesa, di cui possiamo apprezzare la tessitura muraria esterna e la pavimentazione originaria, ma soprattutto l'affresco che si estende con grande libertà compositiva sulle tre pareti e sulle quattro vele della volta. Opera del pittore trevigiano Paris Bourdon, il ciclo di Pialdier è datato agli anni 40 del Cinquecento e rivela come il pittore elabori i contrasti chiaroscuri della sua cultura tizianesca in forme agili e monumentali. La Madonna col Bambino in trono tra San Felice Vescovo e Sant'Elena della parete di fondo costituisce la principale immagine devozionale di questo spazio, riunendo intorno a Maria la figura del santo titolare della pieve di Trichiana e ricordando la titolazione di questo edificio all'episodio del rinvenimento da parte di Sant'Elena della Croce di Cristo. Il messaggio appare qui chiaro: Gesù Bambino tocca la croce quale segno di prefigurazione, indicandola come elemento fondante della fede, mentre la Madre Chiesa, rivolta verso il Vescovo, cioè la Chiesa locale, precisa quale sia la continuità nei secoli di quella venuta e di quel sacrificio. Sulla parete di sinistra sono raffigurati i santi invocati quali protettori della peste e delle epidemie. Si tratta di San Sebastiano e San Rocco. Nella parete di fronte le figure dell'Apostolo San Giacomo Maggiore e di San Giovanni Battista, separate dalla monofora che porta luce alla cappella.